Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero che abbiate passato una buona Pasqua e anche una buona Pasquetta, ma archiviate queste due feste, è il momento di pensare alle vacanze estive che si stanno per avvicinare. Quindi volevo farvi appunto una piccola serie di video per quanto riguarda gli appunti di viaggio in cui vi parlo. Vi consiglio delle mete per le vacanze estive. In questo caso vi parlerò di 5 mete per appunto le vostre vacanze al mare, quindi mete marittime e soprattutto sono mete low cost, quindi per risparmiare un pochino come è lo spirito di questo canale. In particolare sono mete che sono tutte abbastanza vicine all'Italia, non spenderete quindi grandi cifre per il viaggio per arrivare in queste mete, anzi potete, invece dell'aereo potete utilizzare addirittura il traghetto per raggiungere alcune di queste. Partiamo subito con la prima meta che fu in Grecia. È forse l'isola più famosa della Grecia, è molto visitata, però è anche molto verde. Potete trovare spiagge incantevoli, molti boschi, quindi molta natura, ma anche una movimentata vita notturna se è quello che state cercando. Meta numero 2 è Calvi in Corsica. La Corsica è una meta un po' particolare perché è a metà strada tra la Francia e l'Italia, ma è appunto è come se fosse quasi una nazione a sé. In particolare qui potete trovare una natura quasi incontaminata ed è perfetta per chi è appassionato di sport acquatici. Quindi appunto se questa è la vostra passione non perdete tempo e andate assolutamente in questa meta della Corsica. Terza meta, Valona in Albania. L'Albania è una delle mete forse meno quotate in questo periodo, ma appunto sta diventando via via più famosa appunto a livello turistico, in particolare per le destinazioni di mare. Se appunto decidete di partire per Valona, troverete spiagge incontaminate e inesplorate e anche molta tranquillità perché appunto almeno per il momento non è una destinazione molto quotata dai turisti. Quarta meta è l'isola di Hvar in Croazia. È forse l'isola più famosa e più bella della Dalmazia. Si distingue per l'appunto per le sue spiagge, ma è anche consigliata per chi appunto ama girare per le viuzze dei paesi oppure fare shopping nei negozietti tipici locali. In più ha anche una buona vita notturna se appunto siete degli animali notturni e vi piace appunto godervi la notte. Quinta destinazione che vi consiglio è la Sardegna. Se voi siate una famiglia con bambini, una coppia, dei viaggiatori solitari o un gruppo di amici, la Sardegna saprà offrirvi l'intrattenimento giusto per voi e appunto dovete semplicemente trovare la destinazione specifica giusta appunto per le vostre esigenze. Inoltre non dimentichiamoci appunto le acque cristalline, i nuraghi e la cucina tipica sarda che appunto la rendono una meta ideale per qualsiasi tipo di viaggiatore. Bene, spero che questo primo video della serie appunto tra virgolette estiva vi sia piaciuto. Vi aspetto quindi la prossima settimana con appunto altri consigli per la vostra estate. Vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Magari attivando anche la campanella se volete ricevere una notifica quando carico un video. In descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube e tra virgolette nella vita reale. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!